Grazie e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per registrare il mio deduco, ultimo video sulle creazioni in resina perché l'ho finita e non credo che ne comprerò dell'altra perché non è nei miei programmi, poi come sapete non adoro in modo particolare utilizzarla e niente, quindi queste sono le creazioni che ho realizzato con l'ultima colata. Non sono tantissime, però ho cercato di farle. Mi sono un po', come dire, sbizzarrita. Allora, alcune sono ancora molto liquide e non capisco perché. Spero che, insomma, si secchino entro domani, tutt'al più farò un altro video. Ok, quindi con quale iniziamo? Iniziamo con quella che purtroppo non gli è rimasto nulla, che è questa. Sì, è sera, quindi c'è buio, sto cercando lo stesso di fare un video. Allora, ed è questa che ha tantissimi glitter, come potete vedere, è anche abbastanza carina, peccato che non abbia assolutamente niente, doveva avere uno sticker, ma gliel'ho dovuto levare, quindi la cosa non è andata a buon fine, possiamo dire. Questi non capisco perché sono rimasti così liquidi, c'è solo questi. Vedete questi rilaccoma qui? Sono. Proverò a lasciarli dentro. È l'unica colata che mi è venuta male. Non so perché. Ok, a questo punto andiamo avanti. Dopo questa cosa qui. Ok, spostiamo i rilaccomini. Quell'altra che vi voglio far vedere è questa. Se si vede. Tendoci di più alla luce. Ed è una boccettina che mi ha regalato Martina di Medward. E io ci ho messo tutti questi glitter sia sopra che sotto. Ed è venuta questa boccettina meravigliosa con la resina dentro che ovviamente si è seccata, quindi mi piace davvero, davvero tanto. Anche perché fa questo effetto, vedete? È molto bellina. Sempre, secondo me, mio modestissimo parere, mi piace molto il colore, soprattutto. Ok, andiamo avanti. Andiamo con questa, che voi non vedrete molto, però io cerco di. E questa è venuta malissimo. Questa qui aveva rilaccoma, però come potete vedere i glitter. Ok, passiamo a questa. Ho praticamente usato gli stessi colori. Questo qui che è con la scritta Cookies. Senso ci dovrebbe essere, ma non si vede molto bene, però mi piace lo stesso. E questo stampino qui. Ok, ce la posso fare. Continuo a interromperlo perché c'è mia mamma che stava parlando, quindi. Ok, ora passiamo a queste. Ma sì, magari mi metto un po' più vicino, magari i colori si vedono anche meglio, no? Allora, alla 1 e alla 2, queste sono così, è quasi un verde acqua con del blu, poi la stessa cosa con queste, ups, però queste hanno i glitter blu, quindi ce ne sono, come potete vedere, ups, scusate, molti di più, quindi secondo me sono ancora più belle. E poi, vabbè, queste sono stupende e sono glitteratissime. E queste ci piacciono. Gusto di sangue in bocca, meraviglia proprio. Ok, questo è che è uno sample sempre di Martina di Medward. È una cosa che ho molta paura di aprire.
perché c'è una cosa molto importante dentro e ho utilizzato il suo stampo. E 3, 2, 1, no, si è rovinato. Avevo fatto questo... Cioè, in realtà non si è rovinato perché si vede. Ma no, dai, tutto sommato non è nemmeno brutto come credevo. Cioè, vedete, è che si legge poco la scritta lei. Però non è brutto, dai. Credevo peggio, perché i glitter sono andati... Hanno bagnato un po' lo sticker e sono andati un po' ovunque. Ok, passiamo ai rilaccumini. Allora, qui ci sarebbe la scritta, vedete? Sito rilaccuma, ci sono un paio di bollicine. Aspettate perché sto attenta, perché è ancora tutto un po' indeciso. Questo, che è un cuoricino, metti a fuoco. E poi... ce n'è un altro. Opla, scusate, mamma, arrivo, amica. Ed è questo che avrebbe il rilaccuma sopra, ma non si vede. Oddio, tantissimo. Vai. Ok, gatto uscito. Ok, andiamo a tirare fuori con attenzione questi due, perché gli altri sono liquidi, quindi cioè, non so perché. Allora, questo è il primo, si intravede anche un po' la faccina. Questo qui è il primo rilaccumino che ha tantissimi colori, è un parecchio particolare, e andiamo a tirare fuori anche l'altro. Vabbè, questo è tipo bellissimo e glitterosissimo. Adesso questi qua proverò a metterli magari sulla finestra e magari si asciugano ora di domattina. E anche questo mi piace molto. C'è tanti glitter. Questo, io ho paura, ho provato a fare i fiocchi di neve. Stiamo a vedere. Ok. Numero 1, che ha dei glitter verdi e azzurri. Sì, cioè ragazzi, con questo stampo ci si fa davvero poco. Carino. Questo qui è l'altro. Anche questo è sfumatissimo. Wow, colori meravigliosi. Allora, questo si è smembrato completamente, quindi lo... c'è uno che purtroppo devo buttare perché non c'è, non ci sta, cioè non c'è più niente. Dai, scusate, l'appoggio non ci stava. Poi anche questo si è disintegrato, peccato perché sarebbe stato carino. E poi rimangono questi due. Questo è quello su, tipo, su cui conto di più in assoluto. Ed è wow, infatti. Ok, allora cerchiamo di drizzarlo un pochino. Ed è questo qui. Che è pigmentatissimo, perché ha preso proprio, è semi trasparente dai bordi, però vedete come è fatto bene. Questo ha preso tutto il colore. E poi c'è questo, e proviamo anche questo con molta, ma molta calma. Eccolo qua. Anche questo molto molto bene, ci piace. Ok, dai, qualche fiocchetto si è salvato. Ok, ora passiamo ai cuoricioni. Come sempre abbiamo anche questi,
credo che metà di questi siano un fail. Ok, partiamo dalla prima. Sono ancora un po' morbidine nonostante tutto. Ecco, cioè, il nulla. Fail assoluto. Avevo messo dentro uno sticker di Molang, ma cioè, a quanto pare questa colata è stata. Questo ha tipo una bolla gigantesca. Questo qui. Con Baekhyun. Guardate qui che bolla. E poi guardate che roba. Me l'ha sputata tutta fuori. Fail. Fail 1, fail 2. Ok, siamo contente, molto contente. Vediamo questa, che non ci dovrebbe essere nulla. Ok. Questa qui, che non ha assolutamente niente. Ma sono contenta, mi dicono. Sì, si sarà rovinata anche questa. Ma no, no, incredibile. Questa qui, con Luna di, no, scusatemi, una Temis. Sì, scusatemi il timbro di voce, ma mi è venuta tipo la depressione. Ci avevo contato un po' troppo. E poi questa con gli adesivi di Tiger. Ok, allora, cosa dire? Cosa posso realmente dire? Dire che questa colata è stata una delusione, cioè questa qui ok, forse un pochino si salva, però onestamente cioè, sono davvero poche le creazioni veramente belle, cioè questa qua l'ho dovuta schiaffare dentro all'ultimo perché continuava a spingermela su. Questa qui è carina nonostante sia pressoché banale, sono belle le alette. Quelle sì, però come potete vedere sono venute proprio due o tre cosine. Cioè io credevo che venisse più roba, ma le lascerò asciugare e speriamo che anche quelle, non lo so, sto fregando il cileno. E adesso sono meno liquide di prima. Boh, chi è che lo sa? Non so davvero. Beh. Vabbè, è andata così. Tutto al più, vabbè, i fiocchi di neve sono venuti abbastanza bene. E niente, quindi detto questo, io ragazzi vi saluto e mi dispiace che questa ultima mia colata sia stata un fail così assoluto perché ci avevo sperato, ma ovviamente si va per tentativi. Io la resina non ho più intenzione neanche di acquistarla, quindi questo è il mio ultimo video sulla resina. Poi continuerete a vedere, scopriamo le creazioni in colla a caldo perché quelle continuano a piacermi. Però queste non fanno per me. Non riesco ad avere, vedete, cioè, mi escono delle cose molto precarie e poi ci resto male. Quindi mi preferisco darmi a qualcosa che mi piace di più. Vabbè, questa è venuta bene lo stesso, ma me la tengo io, cioè, per dire. È molto carino. Però mi dispiace per tutte le altre creazioni perché comunque hanno usato un po' di resina. E vabbè. E niente, quindi questo è tutto. Io vi mando un bacione e vi ringrazio. Iscrivetevi al nostro canale. Ciao!